Buongiorno a tutti, bentornati in un nuovo video, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Con lo sfondo nuovo, oggi farò il video dedicato ai terminati beauty, make-up e casa dell'ultimo periodo. Contate che ho terminato questi prodotti all'incirca da metà febbraio a fine marzo. Quindi ho un borsone pieno di prodotti e una scatola make-up tutta qui dentro con tutto appunto il make-up che ho terminato. Quindi direi di partire subitissimo perché il video risulterà estremamente lungo. Ho voluto dividere appositamente il video, quindi troverete anche tra qualche giorno anche il video determinati cibo. Quindi spero che anche quello vi piaccia. Partiamo dal make-up, quindi comunque già liberiamo questa scatola. Allora, ho terminato il Fix Plus di MAC, questo qui l'ho terminato, lo adoro, devo andarla a ricomprare nonostante io abbia già dei fissatori per il trucco, ma non lo so, come il Fix Plus secondo me non funziona niente, quindi andrò sicuramente ad acquistarlo di nuovo. Ho terminato questo fondotinta qui di Kiko. Il Liquid Skin Second Skin Foundation SPF 15 nella colorazione Warm Beige 15. Orribile, cioè, è un fondotinta tremendo. Allora, questo fondotinta è di questi qua in goccine, fatto così. Non lo tollero, altro che seconda skin, anche no. Lascia la pelle unta. Di Benefit la mini size del Bad Girl Bang di Benefit con lo scovolino fatto a questo modo qui. Anche questo non mi è piaciuto per niente, non mi allungava le ciglia. Io ho visto tante recensioni ma a tutti è piaciuto questo mascara, a me assolutamente no. Altro terminato, Essence, questo mascara qui, si chiama Volume Stylist 18 ore con micro styling cera, quindi micro cosini di cera con lo scovolino così. Non mi è piaciuto neanche questo, volumizza leggermente sulle mie ciglia, purtroppo ho bisogno di qualcosa di un pochino meglio, quindi questo qua niente, anche questo qua non lo ricomprerò, però comunque l'ho terminato. Poi Kat Von D eyeliner, questo qui in penna e questo qua è il tattoo liner con questa punta qui. Quando l'ho acquistato funzionava benissimo, devo essere sincera. Poi a metà percorso questo coso qua non funzionava più. Ora non so se questo qua in particolare era già mezzo difettoso oppure no, però si è iniziato ad asciugare, non colorava più bene e soprattutto perdeva colore, quindi comunque mi lasciava macchie. Poi ho terminato un altro mascara, Pupa Vamp, una certezza, lo adoro, fa le ciglia bellissime, le volumizza, le allunga e mi piace parecchio. Fondotinta che io sto amando alla follia in questo periodo ed è questo qui di Essence e si chiama Fresh and Fit Awake Makeup e questo qui è nella colorazione 30. Lo adoro, dà quell'effetto molto leggero, non appesantisce il viso, quindi comunque dà quell'effetto anche luminoso, mi piace tantissimo. Lo utilizzerò per il momento perché comunque prima utilizzavo quello di Kat Von D, ma adesso iniziano ad esserci delle belle giornate con il sole e quello di Kat Von D è troppo pesante per la mia pelle al momento, quindi preferisco qualcosa di più leggero e quindi questo qui è ottimo. Ho già fatto scorta di altri due fondotinta di questi, quindi è una certezza per il momento, quindi è un preferito del periodo. La cipria di Fenty Beauty, questa qui, quella trasparente, la universale, un'ottima cipria, è terminata completamente, un'ottima cipria, che dire, io adoro le ciprie, quelle universali, quindi questa qua ha fatto il suo lavoro. Dior correttore,
Dioskin Forever Undercover, questo qua, anche questo mi ha dato parecchi parecchi problemi, nel senso che o ce n'era poco all'interno o non lo so. Ultimamente mi stanno capitando tutte le cose peggiori, non capisco. Si è asciugato subito, quindi comunque l'ho utilizzato per un periodo, però poi ha funzionato benissimo perché comunque copriva, mi piaceva la coprenza, eccetera. Questo è nella colorazione 020. Ma poi a un certo punto ha deciso di abbandonarmi, quindi è come se si fosse prosciugato da solo, quindi non lo so. Però un ottimo prodotto, quindi comunque lo riacquisterei, magari anche questo, che ne so, ho preso io una partita non buona. Mini mascara, questo qui, che era un mini mascara vecchissimo che avevo di... questo qua è Collister, no? Questo qui è Clinique. Ed è quel mascara piccolino, fatto così, per le ciglia inferiori, proprio per andare di precisione ad andare a colorare le ciglia inferiori. Ottimo, ottimo prodotto. È un peccato che sia finito. Io non so se questo prodotto ci sia ancora o meno in commercio, però è fantastico. Base lisciante di Sephora. Questa qui, ottima, è una delle poche basi, è siliconica ovviamente, è una dei pochi primer base che mi piace veramente tantissimo perché liscia veramente la grana della pelle, quindi quando mettete il fondotinta sembra di poi mettere il make-up su una base veramente super super liscia, quindi ottimo. Correttore di NYX, questo qui. Questo è il Full Coverage Concealer nella colorazione CJ04, ottimo, ottimo prodotto, funziona benissimo, è un cremoso, quindi comunque è un correttore bello, bello denso, però va, veramente a coprire qualsiasi cosa. Mascara Diego Dalla Palma, ciglione. Eccolo qui, fantastico, anche questo l'ho adorato assolutamente. Adesso è secco completamente. L'ho utilizzato veramente fino all'ultima goccia ed è un mascara consigliatissimo, fantastico, ottimo. Ho altre tre mascara. Perché dovete sapere che io ho la brillante idea di comprare i mascara e di aprirli. Quindi comunque io dico sempre, non compro, compro il mascara, lo lascio lì finché non smaltisco quelli già aperti. Poi altro mascara, questo qui di Chanel e questo è il Limitable Intense Mascara 50, che è quello nella colorazione prugna. Questo qua si è seccato tantissimo, nel senso che non l'ho più utilizzato, quindi questo non è proprio un terminato, ma perché non si può proprio più utilizzare, non colora più, però comunque all'epoca quando l'ho acquistato colorava benissimo le ciglia, le faceva di quel prugna bellissimo, quindi è un ottimo mascara. Ho terminato il Technicolor Eyeliner Kajal nella colorazione Out of the Blue, che è questo color petrolio, ma neanche, è un color tra il blu e il petrolio, comunque è più blu, e ne ho terminate due, sono di quelli appunto che si retrattili, sono matite retrattili, ottime, ottime, queste qua ora le metto insieme da parte per il back to MAC e le porterò appunto in negozio. Poi finito il Dermablend correttore di Vichy. Stick correttore numero 35 nella colorazione 35 è completamente vuoto. Fantastico, copre tantissimo, anzi, forse copre troppo, però buonissimo. Lo avevo acquistato perché c'è stato un periodo di tempo in cui in questa zona qui mi uscivano brigoline, brufoletti, solo in questa zona qui. Infatti sono andata dal dermatologo, eccetera. Poi è passato da sola, quindi non, ogni tanto vabbè un brufoletto quando appunto si è al ciclo, ma niente di particolare. Però mi dava particolarmente fastidio e siccome sono sempre stata una che da bambina soffriva di
di brigoline, quindi comunque non era propriamente acne, però c'è stato il periodo delle medie che in terza media o in seconda media, secondo o terza media, il mio viso è iniziato a fiorire e quindi avevo paura di tornare appunto come gli anni passati. Fortunatamente sono sparite da sole, quindi comunque sono contenta di questo, però avevo acquistato appunto questo perché volevo coprire il più possibile, cioè perché nonostante più si prenda qualcosa per coprire, più si notano, quindi alla fine vabbè, l'ho acquistato, l'ho utilizzato, l'ho finito magari appunto per coprire quei brufoletti che c'erano e basta. Però ottimo, e poi ho terminato, ma ho ottenuto la confezione, l'altra confezione appunto per la cipria, perché avevo una cipria in polvere libera, ma in una confezione che non mi piaceva, allora l'ho travasata in questa. Ho terminato comunque la Fix & Matte di Wycon. Ottima cipria, l'adoro, quando mi capita appunto di andare da Wycon la riacquisto, buonissima, mi piace tantissimo. Sunsilk, prodottino per i capelli, questo qui è il termoprotettore, mi è piaciuto tantissimo, sapete che io utilizzo sempre i prodotti Sunsilk e questo qua mi è piaciuto un sacco. Poi ho terminato Avon Nutra Effects, l'acqua micellare, questa qui, non mi è piaciuta per niente. Quindi la boccio, nel senso che non la ricomprerei, però meno male, sono contenta di averla terminata. Struccante occhi, fior di magnolia, questo qui, struccante bifasico, occhi e labbra, ottimo, strucca perfettamente il trucco waterproof, ve lo giuro. È molto delicato come prodotto e questo prodotto qui costa veramente pochissimo e lo trovate da Eurospin per chi ce l'avesse appunto nella propria città. Da Eurospin, quindi con pochissima spesa, però è un ottimo prodotto, quindi vi consiglio di provarlo. Sephora, shampoo secco. Questo qui, in particolare questo qui è quello al cocco, all'acqua di cocco, shampoo secco, volumizzante e rinfrescante. Ha un profumo pazzesco di cocco, infatti questo qua se ci dovesse essere ancora lo vorrei riacquistare perché è ottimo. Poi essendo piccolino comunque per i viaggi eccetera, se non si ha tempo, magari se sta fuori 2 giorni, non si vuole lavare i capelli eccetera, però questo qua secondo me è molto buono. Questo boccione qui di fragranza appunto per la casa e questa qua in particolare al tè verde da un 500 ml, questo boccione qui, c'erano anche i bastoncini, soltanto che io il prodotto l'ho travasato in boccettini un pochino più carini da tenere in casa appunto per non tenere questo qua e ottimo, l'ho acquistato da Casanova. Sì, ottimo, infatti devo andare a riacquistare perché quello del bagno è quasi terminato, quindi vado a comprarmi le ricariche, anche perché è conveniente. Sono 500 ml, l'ho pagato intorno ai 10,90 euro, mi pare, però veramente, veramente profumato e mi profuma tantissimo tutte le zone della casa in cui lo metto. Dischetti struccanti, questi sono quelli di Primark, lo sapete che li adoro, sto per finire la mia scorta, non vedo l'ora di tornare da Primark per acquistarli di nuovo e quindi ne ho finite 3 confezioni. Ho terminato questo gel doccia qui di Mario No, gel doccia al frutto della passione e lo adoro. Ha una fragranza pazzesca. Profuma, profuma tantissimo, lo stramo. Ne ho ancora di questi qua da utilizzare in altre profumazioni, però è un ottimo bagnoschiuma, quindi consigliato. Poi il mio fidanzato, che anche lui va a buttare roba qui dentro, ecco, da quando gli ho insegnato no, non si butta perché devo fare il video, lui prende e mette lì anche le sue cose, manco ne lo sapessi. Comunque abbiamo finito, ha finito questa lacca di Sien con appunto il fissaggio forte 5. Gli è piaciuta, quindi sicuramente non costa moltissimo, però anche questa secondo me è un ottimo prodotto, quindi se non mi ha detto niente vuol dire che gli è piaciuta particolarmente. Come gli piace tantissimo questa qui di Splendor,
Infatti anche questa è sua. Lacca Splendor Fissaggio Forte. Ottima. Questa qua poi, secondo me, la fragranza di questa è ottima, per quanto possano essere buone le fragranze delle lacche, però comunque non è per niente fastidiosa. Shampoo. Vediamo un po'. Allora, ho terminato due balsami. Due balsami di Sunsilk, perché comunque lo utilizza anche il mio fidanzato, il balsamo di questa linea qua. Ci troviamo benissimo, non ve lo sto neanche più a dire, questa è un'ottima linea. E poi anche lo shampoo in confezione grande da 400 ml. Due confezioni di sapone per le mani, liquido per le mani. Questo qua in particolare è quello di Primia, della Primia, sapone liquido igienizzante con tè verde e antibatterico, e questo va bene per mani e per corpo. Assolutamente consigliato, approvato, continuiamo a ricomprarlo perché la fragranza è buonissima, quindi ne abbiamo finite due confezioni. Acqua micellare di NYX, questa qui. Anche questo non vedevo l'ora di terminarlo perché vorrei provare tante cose che ho ancora chiuse. Buona, un'acqua micellare che strucca bene, ovviamente io la utilizzo solo per il viso, non per gli occhi e non per le labbra, ma molto buona. Sapone per le mani, questo qui di Neutro Roberts, questo è extra idratante con glicerina, sapone liquido sempre per le mani. Buono. Acqua micellare bifasica Kiko, anche no, grazie. Non mi è piaciuta per niente, mi bruciava gli occhi. Comunque ho utilizzato questo prodotto sia per gli occhi che per il viso. Per il viso ancora va bene, gli occhi no, nonostante ci sia scritto per viso, occhi e labbra, no. Solo per il viso, carina, però non amo avere i prodotti un pochino più oleosi sul viso, quindi preferisco comunque l'acqua micellare. Però buono solo per il viso, ecco, non per gli occhi. Poi il mio fidanzato ha finito l'Armani Code, questo profumo qui. Gli è piaciuto tantissimo, è il suo profumo preferito. Adesso vabbè, gliene ho regalati altri, quindi comunque non, questo qua non lo ha più. Buono, anche a me mi piace tantissimo, però ne preferisco altri, nel senso che questo sa un po' più di spè, un po' più uno speziato, però buono, un dolce speziato questo qua, è molto buono. Spazzolino da denti, questo qua è con spazzolino e dentifricio che io acquisto da Primark a 1,50 € per il viaggio. Quindi questi sono ottimi perché ha lo spazzolino che si chiude, quindi ottimo. Ho terminato della linea della marca Aloe Pura, l'Aloe Vera in gel al 99,9%. Ottima, ottima, è super lenitiva, soprattutto quando magari faccio la cera alle gambe, eccetera, o sulle braccia, e vado a mettere appunto l'aloe per non far sì che la pelle si irriti troppo. E questa è veramente ottima. Dove. Il mio deodorante preferito, questo qua è il Go Fresh al tè verde e cetriolo, fantastico. Struccante bifasico, Sephora. Saugella, detergente intimo, questo qui. E questo qui è enorme, tra l'altro. Questo qui lo utilizzo da tanto tempo e mi piace un sacco, quindi continuo a ricomprare questo e non lo cambio. Dash Pod. Queste qui, 3 in 1, Dash Pods, queste qua sono 30 capsule appunto. Profuma tantissimo la biancheria, mi piacciono tantissimo, continuiamo a ricomprare le stesse. Queste in particolare sono quelle salvacolore, in realtà ce ne sono di tantissimi tipi. E ovviamente qui all'interno sono 3 in 1 perché troviamo all'interno sia il detersivo che l'igienizzante che l'ammorbidente. Risparmio casa, questo qua è il kit Dusty 360 gradi, è lo spolverino tipo Swiffer, ottimo, non compriamo più lo Swiffer, quando mi trovo da risparmio casa tendo a comprare questo qua che costa 99 centesimi, all'interno ha 5 piumini e un kit appunto, uno spolverino.
Questo l'ha finito il mio fidanzato, è il Nivea, questo qua in roll-on, deodorante stress protect, efficace nei momenti di stress e dura 48 ore. Mille fiori, mele e cannella, anche questo qui è la fragranza per i diffusori, quindi per i bastoncini. Adoro particolarmente mele e cannella, io fuma tutta la stanza, lo adoro. E niente, quindi io questo lo tendo a travasarlo appunto nei vasettini un pochino più carini, un pochino più di design. Mille fiori, questo è alle more in particolare, ottimo, profuma tantissimo. Ho finito la tinta, questa qui, la mia tinta, che in tanti mi chiedete appunto in direct che tinta utilizzo. La tinta che uso io è questa qua di Vella Color Touch, Vibrant Red. Nella colorazione 55-65, questa è il mio colore, questo colore qua sul borgogna, bordeaux borgogna. Adesso è da rifare la tinta perché stanno già iniziando a crescere, si vedono i capelli bianchi, ahimè. Quindi utilizzo questa con l'ossigeno 20. Vicinette, candeggina gel, ottimo, acquistiamo sempre Vicinette perché secondo me è quello che funziona meglio di tutti. Due confezioni di Lenore, queste due qui, in particolare questa qui al gelsomino scarlatto, che è quella che preferisco di più in assoluto di tutti quelli che ci sono, e questo qua invece è smeraldo e fiori d'avorio. Anche questa è una fragranza che non si trova sempre, perché non la trovo sempre, però è buonissima. Poi la cosa bella dei Lenore è che quando effettivamente laviamo le cose, le stiro, le metto via, magari non le prendo più per un po' di tempo, ma le ritiro fuori, sono profumatissime, cioè sono ancora profumate, quindi io non so che cosa ci mettano qui dentro, ma funzionano benissimo. Risparmio casa, sgrassatore universale, questo qua non vedevo l'ora di finirlo perché non lo sopporto, ha un odore che non mi piace per niente, nonostante sia il sapone di Marsiglia. No, non mi piace per niente, zero proprio. Poi due confezioni di questo del detergente bagno che uso io di Mastro Lindo, appunto quello proprio per il bagno. Rimuovere residui, pulito brillante che dura a lungo e fresco profumo. La fragranza di questo è pazzesca, mi piace un sacco e continuo a ricomprarli. Candeggina, questa qui di Dexal, della marca Dexal, candeggina profumata. Non mi ricordo dove l'ho acquistata, sinceramente credo da Lidl o da Eurospin o non mi ricordo. Questa qui è una confezione da 2 litri e lo sapete che io la utilizzo non per i panni, appunto da mettere nella lavatrice oppure per lavare i bianchi, ma lo utilizzo per sbiancare il water, quindi comunque la utilizzo sempre, sempre, sempre per il water. E quindi ne abbiamo terminata una confezione. Abbiamo quasi finito. Allora, finish Powerball 36 più 6 All in One Max, pulizia efficace ad ogni lavaggio. Queste sono per la lavastoviglie, le adoro, continuiamo ad utilizzare queste di finish e ci troviamo veramente veramente benissimo. Una cosa per la casa che mi piace tantissimo sono questi sacchetti qui di cookie. Questi in particolare sono praticamente dei sacchetti verdi che vanno bene appunto da tenere in frigo per metterci dentro frutta e verdura. Così non marcisce, non scurisce e la mantiene molto bene. All'interno troviamo 20 pezzi e veramente mi ci trovo benissimo. Continuo a ricomprarli ed effettivamente quando acquisto la frutta e la verdura tendo a metterli in questi sacchetti, così sono già divisi intanto senza avere ciotole, ciotoline eccetera. Anzi, vi farò poi un video sull'organizzazione del mio frigo e anche sull'organizzazione della mia cucina. Se vi fa piacere magari scrivetemelo in un commento qua sotto perché sicuramente quel video lo vorrò fare, perché alcune mi scrivono in direct di appunto far vedere l'organizzazione della cucina, come ho organizzato appunto i pensili, eccetera. Quindi, se vi fa piacere, con un commento qui sotto scrivetevelo, farò il video. Quindi, questi sacchetti qua sono veramente ottimi. Se non li avete provati, provateli perché secondo me cambiano la vita. Questi me li ha fatti provare mia mamma
e devo dire che funzionano egregiamente. Poi un'altra confezione, questa qua Home Fragrance, anche questa al tè bianco, sempre di Casanova. Questa è la confezione, quella da 100 ml, però sempre al tè bianco, tè verde, hanno un po' la stessa fragranza, però fantastica lo stesso. Poi ho terminato questi panni catturapolvere di Vileda, li avevo lì da un bel po' e sì, buoni come al solito, come tutti gli altri panni catturapolvere, e ho voluto terminarli appunto per non lasciarli troppo lì. E poi ho terminato e ho buttato via due panni che però ave li avevo in confezione appunto. Questi panni qui in bambù che io acquisto alle fiere qua a Genova quando ci sono. Questo in particolare è il panno per i pavimenti che utilizziamo sempre. E questo qua invece è un set di tre panni fatti così, praticamente, di questa, è sempre in microfibra, super assorbente, biodegradabile, panno naturale in fibra di bambù, ah no, in fibra di bambù, di questa linea qua che si chiama Condor, non lo so, sì. Fantastici panni, li acquisto sempre quando ci sono le fiere, così mi durano praticamente un anno e poi li butto via. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, aspettatevi l'altro video con i preferiti appunto del cibo, che è un video che io guardo in modo curioso e particolare, quindi comunque anche io li guardo, quindi mi fa piacere comunque mostrarvi quello che termino e darvi qualche consiglio. Quindi niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto, come al solito qui sotto iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte, mi raccomando, e fate un super like al video se il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Video, vi mando un super mega bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!